Sì, benvenuti in una live totalmente a caso. Stasera non ci doveva essere questo, ma noi facciamo finta di niente, non ci interessa. Ditemi se si sente, voi fatemi intanto un po' di feedback, perché sono completamente da sola stasera, quindi bisogno di un pochettino di feedback. Ciao MD! Se non si vede qualcosa, avvertitemi. E io inizierei subito perché mi sono fermata qui, che è vicino alla palestra di tipo erba. E però voglio quei cosi. E quel coso. Intanto prendo questo. Grazie. Ho la media, volume di gioco troppo alto rispetto alla mia voce. Grazie. Andiamo subito. Meglio? Vediamo se va meglio. Yes. Un altro pochino. Ok. Intanto avvertitemi se si fermano cose. Dobbiamo dargli un soprannome, no. Pokémon Pappagallo. Non riuscivo mica a mettere. Ah, che palla, vuoi morire allora? Resettiamo, tu sei sicura che vogliamo resettare i bug? Ok, voglio quel coso. Vieni qua. Vieni qua, coso. Grazie. Sei un uccello che balla il flamenco? Cosa sei? È comunque un oricorio. Ciao! Però l'oricorio mio è differente! È quello che sto cercando di fare, però perché non lo vorrei uccidere. Madonna, il mulino che va a 5 FPS di sfondo, ragazzi. Sei tornato. Il Pokémon che si sparisce nel nu... Madonna. Ci sono 4 tipi di oricorio, ok. Ok, preso oricorio 2. Hai visto che bello il mulino? Cioè, raga, letteralmente, boh, 5 FPS, pure meno, penso. Ah, perché questo è tipo fuoco. Ok, e quello che c'ho tipo io è tipo elettro. Stile flamenco, esatto. Se sentite chiacchierare sottofondo è perché mio marito è chiacchierone la sera. L'altro tipo è tipo cheerleader. Il mio è bellissimo. Non mi insultate il mio oricorio. È bellissimo il mio oricorio. Anzi, mo adesso lo rimettiamo subito in squadra. Vediamo. Box. Allora, rifacciamo la mia squadra del cuore. Quindi, oricorio e brioche. Eccolo. Brioche lo mettiamo al posto di...
Comunque devi andare. La farfalla mi piace tantissimo. Infatti ho appena tolto. E comunque devi andare a Capoverde. È quello che ci sto andando. E poi Elettro. L'ho appena tolto la farfalla. Quanti Pokémon ho? Boh, ho riempito tre box. Perché Dolly mi piace l'oliva. Mi piace anche questo, elettroveleno. Però mi piace anche Oricorio perché è simpatico. Brioscina, bellissimo. Potrei togliere Psyduck. Che lo sto tenendo solo perché è shiny. No. Andiamo alla palestrina d'erba, va. No, non volevo spiaccicare la gente. Scusate. Non volevo. Ah, vi ricordo, visto che ci siete, di rinnovare gli abbonamenti. Io devo rinnovare l'abbonamento con Prime, però lo devo fare da cellulare, mi sa. Mi è scaduto l'abbonamento. Rinnovo abbonamento. Disponibile al 1° dicembre. Oggi è 1° dicembre. Vabbè. Ma dopo aver lavorato. Mamma mia, immagino giù. Me la sono seguita un po' la live ieri, ma poi sono collassata proprio. Poi mi recupero anche la tua. Mo' oggi mi sono recuperata quella vostra di martedì. Benvenuto alla paese di Los Tazones. Lascia che inserisca il tuo nome nel registro degli sfidanti. Ti chiami Joporg, giusto? A quanto pare. Per affrontare il capo palestra Brassius dovrai superare l'esame della palestra. L'esame della palestra. Devo raccogliere cose, va bene. La città dell'arte, le opere che vengono create qui si ispirano ai nomi della natura, i fiori e le piante. Per questo siamo profondamente riconoscenti al sole che dà loro nutrimento. I Sunflora incartano perfettamente questi due elementi. Da ciò che nasce la nostra tradizione di dare il benvenuto ai forestieri facendo loro raccogliere Sunflora. Vabbè, diciamo che noi facciamo. Vabbè. Guarda, noi mo adesso forse stiamo cominciando a ingranare un pochettino di più, ma sempre coi mod e col fatto che siamo in tre. Sono dei Pokémon floreali che ricordano il sole. Quando ne avrai raccolti 10, portali in piazza Sunflora e avrai superato l'esame. Ho segnato sulla mappa la posizione della piazza, quindi per prima cosa vai lì e parla con lo staff sul posto. La trovi sulla destra uscendo dalla palestra. Quando vedrai le sculture che raffigurano Sunflora, saprai di essere nel posto giusto. Buona fortuna. Andiamo a raccogliere i fiorellini. Allora, ha detto a destra. Questa non è destra. O forse sì. Destra? Cioè, raga, sono l'unica a riuscire. Queste sono le statue. Giusto? Tu vedo statue. Madonna, come camminate a 5 fps, ragazzi. Questa a me non mi pare una piazza, però. Vabbè, non è una piazza, però va bene.
Tu sei qui per affrontare l'esame della palestra. Chiedo subito sempre di far sbagliarsi, allora. Come farà? Dico, ma siamo pronti. Andiamo a iniziare l'esame. Raccogliamo i sunflower. Quella a Milano. C'è andata una mia cara amica che è lì di Milano. È impazzita. Madonna, i 5 FPS. Mi ha detto che era pieno di gente. È riuscito a fare pochissime cose. Vabbè che c'è pure una bimba piccola, quindi ancora più difficile fare le cose. Però figo. Cioè, la voleva portare. Abbiamo riuscito a fare qualche foto, ma pieno di gente. Beh, pure io e Giulia quando siamo andati a Romix quest'anno. Mamma mia. Mai vista così tanta gente, penso. Pure a Lucca mi diceva Giulia che c'era tanta gente. Tanta gente comunque. Meglio significa che sta ripetendo un po' l'economia, però difficile muoversi. Ma riesco a farli caschina. Secondo, scusate. Anche della serata, lo metto io. Quelli che sono apparsi da nulla comunque, abbiamo fatto finta di niente, giusto? Oddio. Sono letteralmente spariti in acqua e ricomparsi dal nulla. Dai, ne mancano due. Dai, scappa. Non scappare. Ora li devo combattere. Devo uccidere. Ok. Nove, manca l'ultimo. Dove sarà l'ultimo? Qua ci sono passati. Guardalo, punta al vaso. Cioè, dove sta la piazza? Me
e fanno tipo un FPS, mi uccide. Super alto. Evviva. Io vi ricordo che come al solito non sento l'audio. Me lo sento in ritardo sulla live. Ok. Andiamo a far culo a questo tipo erba, va? Guardate, spaduglie brutto ho fatto, scusatemi. Semplicemente ha messo la lotta. Sì. Poi dopo questo andiamo a fare l'altro del Team Star. Poi andiamo alla palestra elettro. Ditemi se ci stanno problemi, se qualcosa bugga, qualcosa lagga. Che non... Pare Matt Smith! Ben arrivata. Il mio nome è Brassus. Sono un artista specializzato in di cosa non erba. Sono una bella notte e mi occupo anche di essere estrazionist. Ho seguito il tuo esame dalla regina del mulino. Mi va a mettere un ottimo spirito di osservazione. Madonna, no, non sembri per niente Matt Smith, sembri uno che non dorme da 2 mesi. Vabbè. Vai, tosta pane, uccidi tutti. Ah, con la frusta. Vai, tosta pane, uccidi. La verità sta nell'albero. Penso che anche se fa la teracristallizzazione lo uccido e basta. Però non te lo vorrei dire. Cioè, non te vorrei dire che te conveniva dammi la mano e... Batteria quasi scarica, evviva. Finché non si scarica, ragazzi, non la stacco. Perché questo è l'unico Joy-Con dentro che non ha il drift. E l'altro ha il... Quindi cerchiamo di tenerlo il più possibile. Lo cambierò proprio quando non c'è più batteria del tutto, perché sennò vedete il mio personaggio che fa così. Che te strappi i capelli? C'ho un Pokémon di livello 26 de fuoco. Tu c'hai tutti i Pokémon d'erba. Cioè, sei pure capo palestra. Dovresti saperlo che ti avrei fatto il culo. Cioè,
Ma che creativo che ho usato la stessa mossa 4 volte, letteralmente. Che fantasia di mossa. Ho usato la stessa mossa 4 volte. Va bene. Vorrei vedere se è stata promossa. Fino a livello 30, ok. Ma andiamo subito a fare l'altra. Andiamo a fare quell'elettro. E che freddo, ragazzi. Tutto assieme è freddo. Di essere nero lui parla tanto. Gio porca, giusto? Dai, mi ha parlato male. Dai, mi ha preso a aspettarci grandi cose. Tu ti ho rivolto la parola all'improvviso, non volevo spaventarti. Il mio nome è Oranzio. Ok. Sono un super 4 della Lega Pokémon, nonché insegnante di educazione artistica all'Accademia. Dimmi, Zuborg, per quale motivo vuoi tenere medaglie? Tanto per. Quella che sono tutte le state porta ora a Genevaldea. È la più giovane campionessa della chissà, forse dura a chiudere se sta potenziale come il suo. Madonna, come cammini, frate. Vabbè. Ok. Ciao. Ora posso frequentare altre lezioni. Vabbè, quindi la palestra se la siamo fatta. Mo, cerchiamo di andare. Qua dalla tizia che fa fuoco. E poi andiamo al leggendario. Tanto prima facciamo due gole, ma... E poi andiamo. Curami. No, non ho rimesso la data esatta. Vabbè. Tipo. Oh, però voi vi mancate, vieni. Giusto, mi manchi, no? Non so. No, ti ho. Ah, allora ti ho. Però sicuro non ho. Io vabbè, sì, ci diamo, ragazzi. E... ragazzi, se sei Giulia, mi sono partita per farlo da Giulia. Per prendere la Giulia, mi devo prendere Riolu. Mi devo passare, mi scordo sempre. Però perché non puoi un batte con te? No, qua
c'è il Pokémon di Sara. Se lo troviamo. No, vabbè, allora andiamo prima a fare questo. Che punto devo salire? Devo continuare anche qua per andare. Secondo me è quello là sopra il coso, il leggendario, quello che è. Come si chiamano? I maestri. Ui, l'altra volta sono passata a fianco, ho preso un colpo quando ancora non stavo a fare le missioni per cercare Pokémon, perché sono stata tutto il tempo a giocare. Quanto è bella donna. Porca miseria. Ciao, letteralmente. Mangia la sua erbetta, ritorna. No? Devo cercarlo, cioè è scappato. Eccolo. Buonasera, Gabri. Che dici? Ho trovato il Pokémon. Che dici? Forse. Sei bruttissimo. Purtroppo ci sono stati. Giulia ci ha avuto un imprevisto. Sara gli hanno completamente staccato internet. Quindi da che oggi io non ci dovevo stare, non ho portato Pokémon. Però, cioè, insomma, non è che me lamento. Anche perché sono riuscito a portarlo poco questa settimana, perché ho avuto un po' tanti imprevisti. Quindi il portare Pokémon piacere. Perché non l'ho più detto, perché niente, perché non l'ho più detto, solo in live, basta.
Ieri mi sono recuperata quella di martedì in cui parlavate dei miei cord. Ok, dovremmo avercela fatta. Comunque molte persone del cinema non sanno che cos'è il porg, nemmeno io lo sapevo fino a 2 settimane fa. Capita. Mo' ne metterò uno qui, tipo. Mo' ne tiro giù uno e me lo metto qui a fianco mentre faccio le live, c'è uno di questa grandezza, quindi. E poi in realtà, non so, aspetta, se mi sposto di qua, no, di qua mi devo spostare. No, no, si vedono gli Stitch, i porg ce l'ho dall'altro lato, vabbè. Comunque ce n'ho un sacco. Cioè, ho dovuto googlare cosa fosse un porg. Lo saprei che ce l'ho anche tatuato. C'ho un porg sulla caviglia. Se è come la scorsa volta, allora forse anche adesso. Andiamo un po' da tutti i tuoi panini tutti a Coraidon. Sì, è Star Warsino. Ma è freddino, ragazzi. Arriva tutto assieme, è freddo comunque. Sono vecchiata io. La vecchiaia che è arrivata tutto assieme. Spezia dolce, la torta era amara. La spezia nascosta dolce fa bene allo stomaco e aiuta la digestione. Pare che sia ottima anche contro il mal di pancia e l'inappetenza. Devo fare un panino e far rimangiare un po' di questa. Ok, è ora di mettere qualcosa sotto i denti. Aspetta che preparo subito uno spuntino. Un po' di quello, un po' di quello. Non è il mio esprimere. Capriccio di spezie di panino farcito. E per dimostrarti quanto sono grato, ecco anche una medaglia dominante. Evviva. Batteria quasi scarica. Finché non muori, rimani qui. Tanto muori Vaporidon che muore il panino. Ci risiamo? Dai il panino. Dai, ti guarda così come fai a non dargli il panino. Certo che gli diamo. Guarda, ti guarda così come fai a non dargli il panino. È arrivato pure Nicola. Dai, gli do il panino. Ne ha preparato uno in più stavolta. Se ti sei fatta in quattro per darmi una mano. Non ho pensato ovviamente a Coraidon, per niente, chiaro? Yam. Povero Coraidon. Coraidon impara la mossa. Cavalcatura corsa. Non ti sembra che stia diventando ancora più forte? Lo sapevo, le spezie nascoste hanno un effetto pazzesco. No, 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 Coraidon! Coraidon, no! Coraidon! No, Coraidon! Non toccare! Non è per te!
Scusa, ho alzato la voce. Ok, credo di doverti qualche spiegazione. Direi che è ora. Vieni fuori. Oh, oddio. Mambo, Steve, il mio fido compagno. Comunque. Naturalmente, allora è sempre stato male. Non potevi portarlo al centro poco. Mi hanno detto che non si tratta di una ferita o di una malattia comune. È tutto quello che ho. Raga, io già sono emotiva, non mi fate. Ti ho detto che l'avrei guarita a tutti i costi. Ho fatto ricerche e ho provato tutte le terapie. Ho scoperto l'esistenza di queste espressioni nascoste. Di aver fatto un sacco di ricerche. Nel laboratorio di mia mamma. Un libro sul paranormale. Vedo storie assurde e tanta roba a cui nessuno crede. Ma io penso che siano vere. C'è scritto che se si manda tutte e cinque le spezie nascoste si guarisce ogni ferita o malattia. In effetti le zampe di Mambo si erano gelide, sono diventate un po' più calde quando ho mangiato la spezia dell'altra volta. Hai già finito di mangiare? Oddio. Cosa? Non dirmi che ci vedi? Oddio, ci vede! Questo tempo riuscì anche ad aprire gli occhi. Non sai quanto ero preoccupato. Meno male, sono così contento. Beveteci, vedete, manco ce l'ho l'acqua. Ma gli occhietti così piccolini. Amore. Quante spese, queste spese. Sapevo che avrebbero funzionato. Riporterò in forza Mambo Stiff a tutti i costi. Lo farò tornare come era prima. Adesso sai la sua storia. Mancano ancora 3 spezie. Non mi fa male. Il mio umore. Cioè. Mo' adesso vi racconterò una storia triste. Alle poche persone che sono qui. Il cane che avevo prima, molto prima, cioè il mio primo cane, era un pincher, si chiamava Pinti, ed era diventata cieca. E per colpa del diabete, quando aveva 8 anni, l'abbiamo fatta operare agli occhi per farla rivedere, quindi questa storia che Mambo Stiff ha riaperto gli occhi e adesso ci vede mi ha preso un po' nel profondo perché mi sono ricordata della mia cagnolina che prima non ci vedeva e dopo la chirurgia ci ha finalmente rivisto e diciamo che ha toccato una ferita che è vecchia però sì. Ciao Zendark. Pronta raid di Char. Che cos'è? Raid di che? No, comunque non sapevo neanche del raid, quindi non sono pronta. Ho sì, sinistro per correre con Coraidon. Se colpisce non è possibile, farà cadere i pollici. Ah.
domani al 4, cosa c'è al 18? Dove lo trovo poi Charizard? Domani in caso faccio, me lo vado giusto a prendere e poi faccio la live. Allora, quindi ora direi, fatto questo, io ce la posso fare che mappe comunque, giuro. Qui. Da 6 stelle. Io sto ancora parecchio all'inizio, perché col fatto che gioco solo in live ma è un po' difficile mandare avanti di livello. Questa settimana c'ho avuto un po' di impicci come stavo dicendo e non c'ho avuto proprio né modo né testa de mettiamo a fare live. Di tutto questo perché mi è bravo. Hai fatto bene, se avevi il tempo per farlo. No, io pure avendo il tempo probabilmente già sarebbe finito. Faccio prima a volare. Allora, io stavo aspettando Giulia, ma con Giulia adesso non stiamo più giocando tanto. Lei gioca per conto suo, io gioco per conto mio. Quindi se ce l'hai, a me non mi dispiace. Però non so che darti, c'ho poca roba da darti in cambio. Il problema è quello, cioè farti vedere la mia schifo di squadra. Tauros. Zaccaria nel turbino. Ho un upside up shiny, prego. Non ho più un upside up. Il primo shiny della mia vita. Cioè, se vi andate a rivedere la live di quando ho trovato quell'offside, ho urlato veramente. Cioè. Non preoccuparti di Pokémon scambiare, solo che fino a quando non sei in live, che prima delle 10 non riesco, sto a finire prima, ti ho bambiato e io ancora devo fare. Io sto in live fino alle 11. Però se non riesci, in caso ci becchiamo pure. Più in settimana ti scrivo quando magari entri là e quando pure che non entri in live un secondo. Oh mio Dio, ma è un koala! Fatto presa, allora perfetto, tra poco. Ok, perfetto, dai. Mi sono distratta col koala, scusami. Cioè, è stato più forte di me, cioè, ho visto il koala e mi sono distratta. C'è un Dunsface. Ma baffa. Odio quando le hai quasi presi e decidono di scappare. Scoperto che se fai parte tra 4 minuti, diciamo con 2 danno violetto e 2 con scarlatto. Tu c'hai violetto, per pure tu c'hai violetto. Ah.
Devo avere questo coso. Devo assolutamente avere questo koala. Ok, io non sono felice finché non avrò questo koala. Ok. Komala, scusate, no koala. Ah, che bello, un altro bug. Pokémon dormiveglia, trascorre la sua intera vita dormendo. Le foglie così rappresentano un veleno che solo questo Pokémon riesce a decomporre. Ok. Sì, vabbè, due poi è un complimento, solo due bug su sto gioco. Perché... perché già dalla volta scorsa siamo a molto più di due. Voi avete come esclusive le tazze, giusto? Perché giuro che se me ne davai una tazza. Come dobbiamo vedere gli esclusivi? Allora, sta attenta. No. Non so. Si sta evolvendo Brioche. Carino che sei diventato Brioche. Carino Briochino. Ok. Allora, Tertiusa mi pare che ce l'ho. Non mi manchi Venonat. Pure tu mi manchi, io ti ho in rosa. Come stessa con la storia che palestra. Allora, ho fatto questa qui è letteralmente la seconda palestra che faccio, il secondo dominante. E mo sto facendo il secondo Team Star, cioè sto proprio all'inizio. Perché l'altra volta abbiamo sbagliato l'ordine delle palestre, sono andata direttamente sopra quella da acqua e non riuscivo a vincere in nessun modo. Invece oggi sono andata sopra questo qui d'erba. Se riesco dopo vado pure a quella di elettro. Ancora un'oretta alla fine. Rifacendo un attimo. Ora è un gruppo in cui diciamo così è tutto perfetto. Allora ne ho trovato uno in realtà, ti devo dire, di come si chiama, di percorso, e al momento sto seguendo quello che mi è capitato su TikTok. E su Facebook, se mi dici il nome poi me lo cerco, anche se Facebook non sono una grande utilizzatrice.
cioè lo uso solo per condividere i miei video. Te mi manchi. Poi non so. Ah, che cazzo che ci sto, dai. No, sta su Nintendo Switch Italia. No, è femmino. Vabbè. Fuochino, mi vuole fare del male con il fuochino. Dopo lo controllo. Detto, ormai il tuo Facebook è solo per i bambini. E per ricevere gli auguri al compleanno, basta. Però... ora lo cerco questo. Pokémon Leon. Oh, che carino. Nonna, quanti me ne mancano ancora le Pokémon. Finirò più. Stavo girando bene, un attimo manca. No, ce l'ho. Vabbè. Dai poco allora. Niente, gli unici che sto a memoria sono i Pokémon della prima generazione, il resto non me li imparerò mai. Cioè, più forte di me, proprio non... Cioè, giuro, non so me li imparo, ma non lo so. Ma dalla confusione guarisce o devo... Vabbè, a parte che questo sta al centro Pokémon. Te l'ho catturato. No. Ok. Questo è carino, questa palla. Mi piace tanto questo pane. Quasi quanto brioche. Anche brioche, simpatico. Sì, ho da tutti i nomi del cavolo comunque, se ve lo state chiedendo, ed è voluto. Cioè, il mio obiettivo era proprio dare tutti i nomi del cavolo ai Pokémon. Ah, vedi, allora non lo sapevo manco che era l'evoluzione. Ok, fammi prendere un Tauros. Bella la versione Valdea del Tauros, però mi piace. Lo trovo proprio bello. È un bel Pokémon. Mi sentivo osservata. Sentite fischi, che c'è il pappagallo letteralmente qui dietro. Aia, ho ucciso... Mi ha ucciso tutto Fanny! Cattivo. Ok.
alleluia. Ma ho ucciso tutto sta pane prima di prenderlo, porca miseria. Non te lo dico come vanno le lotte perché ho appena iniziato praticamente. Tu sicuramente rimanchi pure tu, Ciglizar, vieni qui. Miseria. Fatti prendere questa specie di bicicletta senziente. Oh, grazie. Che c'era un Pokémon che mi mancava. Vediamo un po' che era boato. Drago. Penso che mi manca, sì. Corvi squire. Poi sì, devo decisamente andare alla prossima palestra perché già ho i Pokémon al livello 30. Ora arriva il prof K parrucca, beh. Esatto. Garof. Sono Garof, te lo sei ricordata, brava. Che mistero. Hanno bullizzato gli studenti a fino a farli lasciare a scuola. E poi sembra che passino il tempo chiusi nelle loro basi tramite tutta la nostra accademia. Ma quindi non ci sono solo i cerie, ora il problema grosso è un altro. Le continue assenze ingiustificate dei membri di stare. Un pezzo che ormai non si fanno più vedere a scuola. Chiunque di 5 di loro in particolare capibondo non vengono a scuola più di un anno. Inoltre parrebbe che il dirigente dei reclute abbia iniziato a combinare mascalzonate.
è per questo che ho intimato al Team Star di sciogliersi. Li ho avvisati che se dovessero venire a me ordinare la scelta di ospitare tutti i membri dell'Accademia. Non ho ancora ricevuto risposta e la scadenza ha aiutato a decidere se preferisco sciogliersi o essere cacciati si avvicina. Poi provvidenzialmente mi è caduto il telefono di questo idea. Vabbè. Sono io questo problema, mi senti? Però non essere morta. Una fortuna! Vedo che sei venuto nelle basi del Team Star, per caso qualcuno lì con te? No, solo io. Comunque, ora che hai sconfitto uno dei capi team, sarò molto più allerta. Vedo che le prossime basi saranno un po' difficili da conquistare. Mi raccomando, fai attenzione ai risultati. Ok, fammi mettere in ordine. Che voglio? Brioche, tostapane e d'olive come primi. Perfetto. Tipo fuoco sottoficiente. Devo mettere l'acqua. Bello, fai da shiny. Batteria col schermo, capito? Finché non ti spegni, non ti cambio, va bene? Bravo, rigore. Il mio nome è Joborg. La vista. Ehi, Joborg. Vai, andiamo. Panda Shader, da visione fuoco. Il mio capo è Pruna, è il membro più poliedrico di tutto il team. Riesce a risolvere qualunque problema anche se sembra che sono un po' rudi. Scommetto che la vostra ragazza di guerra aveva fatto pulire il sangue. Siamo di tutto cospetto, spero di sentire calmarla, se le sento. Ma poi era altra. Ma non sarebbe bene. Ok. Andiamo via l'incursione. Incursiamo.
No, aspetta. Ok, ora sì. Mamma mia, che dove... E la tizia che per il fotografo... Trent non si vuole, 20-10 minuti. Ok. Un attimo, devo farli curare però. Carina. Pruna. Non sei impallato? No, ok. Fare il possibile con questa panica.
sta la macchina. Tanto sei bello, Tidak. Bella la musica di ste locce con tutti gli scarti. Piace un sacco. Dov'è un parlo di due? Perché o lo curo al ritiro. Povero Spider. Ne è un brioche. Quanto sei bello briochino. Sei tipo fuoco, brioche, ma io da sta cosa. Sapevo prima.
fa la difesa su piedi praticamente tutte le volte che ha fatto una lotta lunghissima, però ce l'abbiamo fatta. Bravo. Ma allora vince qui, che figurazza. Non è qualche mese prima. Pensavo che fosse una figurazza. L'intorno da Bruno. Mi ha fatto evolvere un po' di Sharkadet. Questo è abbastanza energia per muovere la Starmobile. Lui è davvero incomiabile. Non sei d'accordo, Artis? Ero convinto che fossi tu a chiacchierare niente fatti. Invece, oh, ma piantala con questo modo di fare, è insopportabile. Lo stesso per te, Bruno. Ti fai sempre notare per via del tuo modo di rispondere e del tuo caratteraccio, no? Ma che, Ortis? Le ragazze dell'Accademia la bullizzano perché sono invidiose della sua bellezza. Le sue rispostacce e il suo caratterino sono una forma di autodifesa per evitare di farsi prendere di mira, ecco tutto. Quindi è per quello che ci che dà un po' nell'occhio. Ma basta, Nesper, dai, a chi interessa avere la mia vita, morte e miracoli? Andiamoci in taglio, ok? È arrivato un momento cruciale. Ci siamo quasi, l'operazione Star sta per iniziare. E l'arcicapo di che avviso è? Ha già contattato tutti i bulli dicendo di riunirsi al campo sportivo. E finalmente è arrivato il giorno, non vedo l'ora, sento un fuoco dentro. Il mio fuoco interiore ha bruciato intensamente, adesso si è spento, è arrivata la fine per me. Il tuo Crocalor ci ha davvero dato dentro. È riuscito a battermi, non è l'unica impresa da poco, tieni una medaglia al team. Vada come vada, ormai non ho più nulla di piantina, neanche questa metti. Nitrocarica. È per Crocalor, ok. Mi fa troppo ridere quella parrucca. C'è un po' che non ti voglio incontrare. Tu chi diamine saresti? Char! Un Sharkadet? No, un attimo. Char Char! Sei tu, Charlotte, che ci fai qui? È venuto qui dalla base perché cercava proprio te. Tet! Charlotte, sembra che questo mondo ti sia molto affezionato. Eh sì, quando ancora frequentavo l'accademia giocavamo assieme ogni giorno. Col tempo ho imparato a capire come mi sento guardando le sue fiammelle. Non sei curioso di sapere perché è venuto qui a cercarti? Char Char! Charletto. Secondo me Charletto è triste perché gli manca e vorrebbe tutto una sua scuola. E pianta lassù. Dicono che il Team Star se ne stia nelle basi a tramare un attacco contro l'Accademia. Ah sì, grazie scemenza. Vedo che non è cambiato nulla, sempre le solite fesserie. E che mi dice quel trabicolo su cui te ne stavi fino a poco tempo fa? Quella è la Starmobile, l'abbiamo costruita poco tempo fa per uno scontro. Ma poi non l'abbiamo mai usata. Almeno non prima che arrivaste voi due, mai usata. E di che scontro parli? Hai mai sentito parlare dell'operazione Star? Operazione Star, hai detto, non l'operazione Stardust. Mai sentita. Immaginavo. Però il Team Star era un ricordo prezioso quanto un tesoro. Mamma mia, è freddo. Ah, pensavo me la raccontasse, invece no. E mo arriva Penny, adoro quello zaino, ne ho bisogno. Non leccare la faccia della gente. Mi pare letteralmente di parlare col mio cane, o quale? Mm.
ricoperta di papa, ma che razza di Pokémon sarebbe? Un Pokémon eccezionale. Eccola la ricompensa. Sono Medjugorje, no? Tu che fai parte del... Che ne pensi di Team Star? Non sono malato. Capisco, ma quindi io e quei tuoi non sono per fuggirti. Pare che siano stati per tutti gente. Sì, regà, io non ce la faccio però con bullismo, cani che moro, cioè... La Zefira 5 bande. Non parlo mai così, non mai la gola. Oh, che carino quello zaino. Ok. Quindi ora mi dicono palestra elettro. Tipo. Elettro. Tanto noi cominciamo a andarci. Facciamo così. Vieni qui tu. Poi una volta che ci siamo arrivati vediamo le cose già fatte e vediamo che fare. Freddissimo. Ah sì, qua si muore. Si muore proprio. Occhio che lì ti si vede se passi fino al gatto. Ecco, vai, ciao Leo, buonasera. L'ho sconfitto. Una palestra, un Team Star e un che va a farite che lo evito a fare il Pokémon se poi ci è arrivato addosso. E ho preso e sono passata. No, niente, non gliela posso fare. Come va? Dall'altra palestra.
quando, quando arriviamo all'altra palestra. E poi decidiamo. Fagli mai. Regala avete visto. Non lo perdete di vista, guardatelo anche voi, perché quello è verde. E quei cosi sono blu. Ora lo vedo. Non lo vedo. No, vi prego. No. L'avete visto tutti? C'era.
sta malissimo. Rimasta proprio male. Mi ricordate contro l'elettro che devo... Ma che c'ho il cellulare perché lo so come... Come coso, come telecamera. Cieca. Un attimo, mi scaldo le mani, cioè vi giuro, mi fanno male dal freddo. Preso un colpo, cioè... Non mi si sta rinnovando il Prime. Mi faccio della pubblicità. Mi ha letteralmente un infarto.
secondo atto. Che bello di spaccare. Tutto insieme fai dentro il nave, perché sennò da mo' che eri morta. Sei molto brutto. Ma tanto, però. Dai, eh. Ok, partecipare a un programma di chissà, che sa, che da un vlog, faccio come ospite, devo aumentare le visualizzazioni e me no, vabbè, niente, devo giocare a Twitch, ok. Tra poco non mi vedete più perché si sta scaricando il telefono. Elettrine, elettrine. Oh. Eccola. Buenos días, guarda.
Senza questo video, ok. Prego, si smisurino così. Dove era il nascondino? Oh, che belli quei Magnemite. Eccolo là. Sotto al all'ombrellone. Allora. Vai. Un'altra lotta. Thank you.
Visto, bravo, subito beccato. Ma è bassa o è tipo un VTuber? Non capisco. Pokémon, e poi parlo con quelli della palestra. Proviamo a batterla e poi comunque proviamo una volta sola, ora va la spacca. E poi ci vediamo mercoledì qua e martedì non so. Sabato. Boh. Proviamoci. Guarda che denti sta squalo. Mamma mia, quanto dura sto pezzo. Che ansia. Sono 5.000. Niente, è arrivato il controller. Opera.
Spero di non aver fatto danni, ok. Ovviamente ho fatto danni. Proprio ovviamente. Un attimo che... Mo vediamo. No, ti prego. Stata litiga tutto il giorno questa cosa. Cioè, solo perché ho alzato un secondo la Switch. Perfetto. Proprio quello che volevo farvi vedere. Per rimettere il Joy-Con, praticamente si è disconnesso tutto. Se gli ultimi 2 minuti vanno bene, non ci piacciono. Non manco lo legge. Cioè, per cambiare il Joy-Con sto casino. Eccoci! Ok. Ok, dovreste risentire pure il gioco, teoricamente. Allora, più che dopo, mo finisco questa che è già tardi. In caso ti scrivo su cosa? Su niente, scusa. Sono via dalle 5 stamattina. Scrivo su Instagram domani e ci mettiamo d'accordo che ho proprio bisogno di andare a letto. Ma questo è Bob! Ma questo è Bob! Grazie, no, guarda, adesso giusto perché... Se in cassa. Niente, no, non va. Allora, facciamo così. Tanto sta battaglia. No, non la finiamo. Non la finiamo oggi perché se la telecamera sta a fa così, intanto sono le 11. E aspettiamo un attimo 2 minutini. Vediamo un po' se si riacchiappa. A parte che non ho capito manco che gli piace, che non gli piace. Domani vediamo un attimo a che ora mi sveglio. Comunque ti scrivo col profilo delle civette. Cioè, neanche mi dà che disconnetto, riconnetto le cose.
Andiamo a fare proprio tarda mattinata? E poi mi dici quello che vuoi. Io qua comunque niente. Vabbè. Mo' abbandono la lotta e non so come. Vabbè, mi farò uccidere i Pokémon. E ripartiamo da qui mercoledì. E quindi io vi saluto. Grazie di essere passati. Comunque una live senza problemi non siamo in grado di farle. Però almeno stavolta è stato agli ultimi letteralmente 2 minuti, quindi poteva andare estremamente peggio. Bravo a fare raid. Da domani mattina, Zendark. E quindi sì. Io vi lascio così, col dubbio della palestra. Non è vero nessun dubbio, perché adesso letteralmente mi faccio uccidere in qualche modo. E niente. Quindi buonanotte. E ci vediamo sicuramente martedì con la live. E poi non so che altro facciamo questa settimana. Quindi buonanotte a tutti. Ciao.